una serie di esperimenti. Dopo mesi hanno completato il laboratorio scientifico. Bene, così finalmente ci sposteremo nel laboratorio di scienze. Buongiorno professoressa Minestroni, ragazzi, buongiorno anche a voi. Ho sistemato tutta l'attrezzatura di laboratorio. Becher, beuta, pinze, provette ed altro. Grazie Almido. Ciao ragazzi, il consiglio istituto ha deciso di dare un indirizzo didattico alla nostra scuola nell'ambito tecnico-scientifico. Grazie Ravioli. Vi ricordo ragazzi che nel laboratorio è assolutamente vietato mangiare e bere. La vetrina e gli strumenti devono essere sicuramente puliti prima e dopo gli esperimenti. Avete inteso bene, ragazzi? Voi sarete la prima classe che avrà il privilegio di inaugurare il laboratorio scientifico. Un'ultima raccomandazione, ragazzi. Dalla prossima volta, per accedere al laboratorio, dovete indossare il camice in cotone robusto. Ci vediamo a dopo. Ciao, Minestroni. A dopo, ragazzi. Arrivederci, professor Ravioli. Che bello, professoressa. Così potremo vedere in pratica quello che abbiamo studiato in teoria. Però si ricorda che l'altro giorno le chiesi il permesso di portare immagini, foto e disegni dei grandi scienziati dell'umanità da attaccare alle pareti dell'aula di scienze? Me lo ricordo benissimo. Hai avuto una brillante idea, Melinda. Brava. Brava. Io ho portato l'immagine di Archimede. Io quella di Eratostene. Prof, ho portato l'immagine di Demofito. Prof, io ho portato l'immagine del mio nonno. Che c'entra il tuo nonno, Tommaso? Quello fa il camerista, fa una faccia simpatica. Sempre il solito, Tommaso. Quando la smetterai di fare lo spiritoso? Il tuo è solo spirito di patata. Prof, mi chiamo Patatina di cognome. Se non la smetti di frigo. Allora, professoressa Minestroni, io vado, mi aspetto nell'aula di scienze. Se volete posso darmi una mano, sono diplomato come tecnico di laboratorio scientifico. Ci sarà pure la signora Contagoccio Vitrini in qualità di assistenza. Grazie, Armido, faccio l'appello e poi la raggiungiamo. A dopo, ragazzi! Arrivederci! Arrosti! Presente! Bignè! Assente. Ciambella. Presente. Crostini. Presente. Fusilli. Presente. Panini. Presente. Patatina. Presente. Pizza. Presente. Radicchio. Assente. Rigatoni. Assente. Rucola. Assente. Uovo. Assente. Zuppa. Presente. Ma questa non è una classe, è un menù. Su ragazzi, non fare commenti sciocchi. Sto leggendo l'elenco sul registro. Si fa prima a contarci. Chi manca? Comandiamolo al cuoco. Sei fuori come un terrazzo. Prof, mi è venuta fame. Qualcuno ha un frutto? Lo voglio anch'io. Io avrei la cozza. Che stai dicendo? Non è un frutto di mare. Tommaso, ti ha contagiato con le sue scemenze. Su ragazzi, lasciamo perdere. Farete merenda durante l'intervallo. Si può sapere chi è assente? Manca Radicchio. Non c'è neppure rucola. Pazienza, oggi faremo senza verdura. Ma come sei cruella, Maria? Non manca nessun altro? Non vedo più niente. Era al bar, affogato nel cioccolato. No, era vero, l'ho visto io. Prof, questa è proprio una classe di scemi. Prof, mi sto addormentando. Che ti è successo, Roberto? Non lo so, forse sono catapletico. Roberto, su, svegliati, dobbiamo andare in laboratorio. Ho sonno.
quest'età. Se provassimo ancora ad urlare il suo nome, forse si sveglierebbe. Come ti chiama? Io l'ho vista, l'ha conosciuta a Parigi. È la figlia di un'amica di sua mamma. Come si chiama? Corinne Buffet. Che mangiata! Forza, tutti insieme! Al tre urliamo Corinne. Uno, due, tre. Corinne, Corinne! Roberto, come ti senti? Un po' frastornato. Lorenzo ci ha spiegato tutto. Tranquilli, mi sto riprendendo. È arrivato Carlo Uovo. Ciao! Ciao, ti vedo un po' sbattuto. Addirittura strapazzato. Ma che ti è successo? Buongiorno, prof. Scusi il ritardo. Sono caduto dalla bici e mi è uscita la catena e sono dovuto venire a piedi. Capisco, Carlo. Non preoccuparti. Hai portato qualche immagine di scienziati e inventori? Tantissimi, prof. Me l'ha forniti il mio babbo. Fa il grafico pubblicitario. Sembra Bazzotto, ma è un tipo sodo. Su, via, lasciamo perdere. Andiamo in laboratorio. Chiudi la porta. Sistemiamo tutti i tavoli e allestiamo il materiale per gli esperimenti. Uovo, attacchi i manifesti, le foto e i disegni insieme a Pizza. Ci puoi aiutare, Fusilli? D'accordo, Fusilli, dai loro una mano. Ok, ma come li sistemiamo? Come più ti piace, ma sarebbe meglio in ordine cronologico. Scusi, signora Contagoccia, buongiorno, non l'avevamo vista. Io esco un po' alla volta. Buongiorno a tutti voi. Ragazzi, salutate la signora. Buongiorno. Crostini, mi raccogli per piacere il manifesto di Talete? Volentieri. Ho studiato le proprietà elettriche dell'ambra. Ambra? Ma non è una conduttrice, presentatrice, chi non è la Rai? Che cos'è che
capito! L'ambra è una resina fossile che se viene sfregata può trarre altri pezzi di materia. Oh, come sono emozionata! Il grande filosofo Thales d'Ambileto! Di lei hanno parlato tutti! Mi auguro in modo positivo! In maniera entusiastica, sia Platone, sia Aristotele, che Erodoto, me lo ricordo bene. Sapete ragazzi, io sono laureata in scienze biologiche, ma anche in filosofia classica. Oh, come sono felice, mi permette di abbracciarla? Grazie signora, ora torni pure a sedere. Mi ha bagnato tutta la tunica, una goccia qua, una goccia là. Allora, dicevo che l'ambra, chiamata elettron, da qui la parola elettricità. È affascinante sentir parlare Talete. Sono esterrefatto, quasi imbambolato. Tu sei sempre imbambolato. Hai sempre la testa fra le nuvole. E quando la prof spiega, mi sono accorta, sai, che tu la guardi, ma i tuoi pensieri sono sempre altrove. Ti dispiacerebbe pensare ai fatti tuoi? La smetti di farla sapientona? Volete smettere di fare gli stupidi? Abbiamo la fortuna di avere un grande filosofo e voi litigate come cretini. Vada pure avanti, sarete. Quindi compresi che l'ambra può trarre oggetti leggeri come i capelli e che un ripetuto strofinio può dare origine perfino a scintille. Com'è possibile? Ve lo faccio vedere subito. Avete un palloncino? Sono qua nel cassetto! Vai tu a prendere, altrimenti mi bagno un'altra volta. Vado subito! Chi ha i capelli lunghi? Io! Anch'io! Voglio provare io per prima! Vuoi sempre fare la prima donna, giusto che decida il filosofo! Signor Talete, ecco il materiale. Gonfio il palloncino. Mi dispiace, non posso. Non vorrei che uno sforzo prolungato mi facesse addormentare di nuovo. Lo faccio io. Anzi, no. Prima vado in bagno. Allora lo faccio io. Guarda che fisico. Su, non fatela tanto lunga. Gonfia quel palloncino, Tommaso. Basta così, signor Talete? È sufficiente. Vieni qua, tu. Dici a me? Non volevi provare per prima? Sì, grazie. Potevo soltanto immaginarmelo. Arrivederci. Aspetti, non se ne vada.
Che significa? Indivisibile. È la parte più piccola e indivisibile di ogni elemento in natura. Ciao a tutti. Non mi sembra corretto, signor Democrito. Vieni qua, lancia un'idea e poi se ne va via senza nemmeno una spiegazione? L'idea è un'astrazione. Per la spiegazione ci penseranno altri tra tanti secoli. Arrivederci. Gente strana i filosofi. Vero, prof? Davvero? Ma cos'hai in mano? Nulla, prof. È un'immagine a cui sono molto affezionata. Gliela farò vedere più tardi. Mi scusi, prof. Ho fatto tardi. Il bus ha avuto un guasto e mi sono fatta tutta strada a piedi. Tranquilla, Patrizia. Ma ti avevo segnato che ormai è assente e quindi domani dovrei portare la giustificazione. Che bello qua! Faremo anche qualche esperimento? Di certo, se no si stava in classe. Sei carina, Patrizia, con quella nuova pettinatura. Grazie. Cos'hai in mano, Maria? È una caricatura di Newton sotto un melo. Dai, faccela vedere! Stavo tranquillamente sorseggiando una tazza di tè con il mio amico William quando mi tornò alla mente quello che mi successe in gioventù. Cosa gli successe, Isa? Ci dica, siamo curiosi! Su di lei ho letto che Alexander Pope scrisse un poemetto. Ne ho sentito parlare! Troppo buono! Il poemetto comincia così. La natura e le leggi della natura giacevano nascoste nella notte. E Dio disse che Newton sia e luce fu. Esagerato! Allora, mi trovavo sotto un melo e ad un certo punto mi cadde in testa una mela. Per fortuna che non era un albero di cocomeri. I cocomeri non crescono sugli alberi, sciocchino. Ma ho apprezzato la tua prontezza di spirito, ragazzo. Era una semplice battuta, così per sdrammatizzare. Allora mi posi alcune domande. Perché una mela cade sempre perpendicolarmente al suolo? Perché non cade di lato o non sale, ma tende costantemente verso il centro della terra? A quanti sarà caduta una mela o una pigna in testa? A migliaia! Ma nessuno si è mai fatto domande del genere, al massimo un bernoccolo. Allora pensai, in tutta la materia ci deve essere un potere attrattivo proporzionale alla massa e inversamente proporzionale alla distanza. Cioè? Dunque, come la terra attrae la mela, così anche la mela deve attrarre la terra. Ma è sicuro? Questa attrazione reciproca può spiegare perché tutti i corpi pesanti cadono al suolo, perché i pianeti descrivono le loro orbite intorno al Sole e i satelliti intorno ai pianeti. Ed ora basta, vado a mangiare lo strudel di mele. Aspetti, non te ne vada, venga che l'abbraccio. Preferisco di no, addio. Ciao Rucola, come stai? Bene. Oh, finalmente un po' di verdura. Sempre spiritoso. Ma si è fatta viva Gioconda? Ancora no. Ma di quale Gioconda parlate? Quella di Leonardo, sciocchina. Uffa, quello lì un giorno o l'altro vi fa arrabbiare sul serio. Si dà un sacco d'aria. Io sono qua, io sono là. Studi, progetti, disegni, affreschi, invenzioni geniali. E poi non è capace nemmeno di accendere il forno. Ma con chi ce l'ha? Con Leonardo. E perché mai? L'avevo detto. Leonardo, accendi il forno che voglio preparare la selvaggina arrosto. E lui di rimando, no, sono vegetariano. E poi che è successo? Ma Leonardo, dico io, abbiamo invitato Lisa Gherardini, detta Monna Lisa, a cena. Ed ella non sopporta le verdure. E com'è andato a finire questo diverbio? Se l'ha andato ridacchiando verso il fiume. In questo momento sta facendo degli esperimenti per distinguere le sostanze conduttrici da quelle isolanti. Però è geniale, passa da una materia a un'altra con una facilità incredibile. Sarà anche estroso, ma nel vivere quotidiano è un disastro. Via, vado io a accendere il forno.
nonna Lisa mangiasse fuori l'insalata per cena. Arrivederci. Ritorni quando vuole, così simpatica. Vedremo se faccio in tempo a preparare una cena come si deve. Torno volentieri. Vi state simpatici anche voi. Su ragazzi, vogliamo provare a fare qualche esperimento? Quale si propone, dottoressa Contagoccia? Proviamo quello del vulcano. Sì, è molto divertente. Ma chi è quello che cerca di far volare l'aquilone? Non lo conosco. Non mi pare un ragazzo. È stravagante, che ha la sua età, giochi ancora con gli aquiloni. Non sto giocando, ragazza. Voglio dimostrare che il fulmine non è altro che una scarica elettrica. Davvero? Come avviene? Ho pensato di indirizzare la scarica elettrica, cioè farla atterrare senza pericolo. Ma come avviene tutto ciò? Potrebbe essere più chiaro? Vedete, ragazzi? Ho attaccato al filo una chiave metallica ed ora l'energia elettrica del fulmine, richiamata dalla chiave metallica, si scaricherà lungo il filo, provocando una fiammata. Mi scusi, puoi informarci come avviene la scarica elettrica? Dalla nuvola ha inizio un canale ionizzato, detto anche la scarica del fulmine sarebbe generata dalle particelle negative presenti nelle nuvole, attratte dalle particelle positive presenti nel suolo. Sì, ma poi perché il lampo? Dalla nuvola ha inizio un canale ionizzato, detto anche canale di prescarica, che viaggia nettamente verso il basso e appare debolmente luminoso. Tanto debole non direi! Una volta ero con mio babbo in un castagneto ed un fulmine cadde a poca distanza, ma illuminò tutto il bosco. Fammi finire, benedetta figliola. Quando il canale ionizzato raggiunge il suolo, scarica quasi completamente la corrente all'interno del canale. Sì, ma perché tanta luce? Ma siete un po' stucchi! Calma, ragazzi, un po' di pazienza. Finisco di spiegarvi, poi me ne vado. Non mi piace essere interrotto continuamente. Non si arrabbi. Noi siamo dei ragazzi curiosi. E come dice sempre mio nonno, solo con la curiosità si imparano le cose. E sapete cosa vi dico io? Mi avete stufato con le domande. Ma cosa è venuto a fare allora? Nessuno l'ha cercata. Se ne vada pure, nessuno la trattiene. Ma io sono il padre fondatore degli Stati Uniti d'America. Sì, e Romolo ha fondato Roma. Vada, non rivederci. Ognuno ha il proprio carattere. Su ragazzi, non prendetevela. Io non me la sono presa per niente. Guarda,
quando scoprì l'aria infiammabile delle paludi, detto poi metano. Mi scusi, ma lei è conosciuto in tutto il mondo grazie all'invenzione della pila? Sì, è vero, e se volete ve ne parlo. Volentieri! La nostra prof Angela Cappellini ha provato a spiegarcela, ma alcuni passaggi non li ho proprio capiti. Proverò a illustrarvela con le stesse parole con cui comunicai l'invenzione alla Royal Society di Londra nel marzo 1800. Ragazzi, siamo dentro la storia! Che emozione! Con le stesse parole! L'apparecchio non è che l'insieme di un numero di buoni conduttori di differente specie disposti in modo particolare. Trame e zinco, dico bene? Bravo! 30, 40, 60 pezzi di rame applicati a ciascuno una lamina di zinco e un numero uguale di strati di acqua salata. Significa che ogni disco crea una differenza di potenziale tra il metallo e la soluzione salina? Complimenti, hai capito perfettamente. E nel caso dello zinco e del rame, è proprio lo zinco che assume il potenziale più negativo. Meraviglioso! E quindi si crea uno squilibrio. E questo squilibrio permette il passaggio di corrente elettrica dal rame allo zinco quando i due elettrodi sono collegati da un filo conduttore. Potremmo costruire anche noi una pila seguendo la sua invenzione? Sì, ma fatelo da soli. Procuratevi dei limoni, un LED, un filo di rame, delle lamine di rame e di zinco. E poi fate come ho fatto io. Sperimentate. Provate, non stancatevi mai. E ricordatevi che la scienza va sempre per tentativi. D'ora addio ragazzi e buona fortuna. Aspetti, non se ne vada. Nel pomeriggio andrò ad Anselmo, il fruttivendolo sotto casa, e comprerò dei limoni. Quanti ce ne vogliono? Ne bastano 5. Ed ora addio. Se volete ragazzi, possiamo realizzarlo qua in laboratorio. No, dottoressa, lo darò come compito io personalmente a Crostini e a Zuppa. Come desidera, professoressa. Io sono sempre a vostra disposizione, qualora vogliate. Lo so bene, dottoressa, è sempre molto cortese. Grazie. Lorenzo, nel pomeriggio vengo a casa sua, così lo proviamo insieme. Sei d'accordo? Bene, procurati delle lamine di zinco, di rame, un filo di rame e un LED. Me li farò dare dal mio zio Dino, che ha la bottega di elettricista. Ok, a che ora arrivi? Verso le 5:30 ti va bene? D'accordo. Volevo chiederti anche un'altra cosa. Che fai, balbetti? Sono un po' timida. Cosa vuoi sapere? Ci sarai in casa di tuo fratello? No, mio fratello non si tocca. Il killer è radioattivo! Salve signora, che bel portamento! Una persona veramente distinta! Grazie, è molto gentile. Mi chiamo Marie Zlodowska, meglio conosciuta come Madame Curie. Come sono felice di far la sua conoscenza! Ho letto che lei e suo marito Pierre Curie avete donato all'umanità il frutto delle vostre scoperte, senza chiedere nulla in cambio. Sì, è vero. Ci è sembrato assolutamente naturale. Ebbi la felice intuizione che la radioattività fosse solo un fenomeno atomico e quindi compresi che l'atomo non fosse la più piccola parte della materia. Mi corregga se sbaglio. Lei e suo marito avete pure scoperto due nuovi elementi chimici. Dico bene? Sì. Il radio e il polonio. Ma come giungesti alla scoperta della radioattività? Inizialmente studiammo due minerali, torbenite e pegblenda, e dopo esperienze dal pegblenda isolammo il polonio, chiamato così in onore del mio paese di origine. Davvero, davvero incredibile, ma Madame Curie non era pericoloso sottoporsi ogni giorno a queste radiazioni? Non ci rendemmo immediatamente conto di ciò. E da dove avete isolato i due nuovi elementi? Inizialmente studiamo due minerali, torbenite e pegblenda. E dopo esperienze dal pegblenda, isolammo il polonio, chiamato così in onore del mio paese di origine. E Villalarda allora fu il primo a scoprire le potenziali applicazioni dell'elettricità. Ma che scienza, signora Jones? Stavamo parlando con Madame Curie. Un attimo,
volevo solo dirvi che il mio Leonardo mi fa arrabbiare, ma li voglio bene come un figliolo. Fu il primo a comprendere la differenza tra la forza elettrica e quella magnetica. Ed ora vi saluto, altrimenti vi si brucia il sugo di lepre. Forse ritorno, arrivederci. Invadente, fatti sì, ma da qui dove è andata? Sono qua. Volevo presentarvi mia figlia, Irene Zoliocuri. Salve ragazzi. Buongiorno signora. Sono molto orgogliosa di lei. Insieme al marito, Frederick Joliot, vinse il premio Nobel per la scoperta della radioattività artificiale. Ma allora è un vizio di famiglia! Mia madre è troppo buona! Ho letto da qualche parte che nella prima guerra mondiale aiutò sua madre. Ero giovane, poco più che adolescente, ma la assistetti anch'io negli ospedali da campo e nelle esecuzioni di Lazar Rajin per i feriti. Generosa e altruista come il padre e la madre, assieme a mio marito studiammo i nuclei atomici. Li riuscimmo a riconoscere sperimentalmente, senza riuscirli però ad interpretarli, sia il neutrone che il positrone. Cosa non ha interpretato? Il minestrone? Mi sta prendendo in giro, lo perdoni. Mi chiamo Dadina Minestroni e sono la loro prof. È veramente un onore colloquiare con voi. Molto lieta, dicevo, assieme a mio marito, sulla base degli studi dei miei genitori, riuscimmo ad effettuare la trasmutazione di alcuni elementi. Siete stati fantastici! Quali il boro, l'alluminio, il magnesio e gli isotopi radioattivi sintetici. E questa scoperta fruttò a loro il premio Nobel. Mamma, non è questa la cosa importante? È vero, tesoro mio. Ma ogni tanto un po' di orgoglio materno lascia che prenda il sopravvento. Invece sono felice perché questa nostra scoperta ha trovato applicazione nell'ambito medico. Ora andiamo, Irene. Grazie, ragazzi. Arrivederci, professoressa Minestroni. Grazie dell'ospitalità, dottoressa Vesolini. La vostra sapienza ci ha inorgoglito. Grazie. Tanto saluti ai vostri consorti. Mi dispiace che se ne siano andate. Erano donne fantastiche, straordinarie, ma le continue esposizioni alle radiazioni le provocano una grave forma di anemia. Credo che l'umanità dovrebbe ricordare più spesso queste persone, uniche e immensamente generose. Mi auguro che possa apparire di nuovo come la seconda. Mi è parso di vedere una figura dietro la porta. Sarà il bidello. Mi sembra che non avesse la vestaglia. Allora di sicuro non era il bidello. Buongiorno, preside. Ragazzi, salutate! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Salve, dottoressa Vesolini! Buongiorno, preside! Ha visto che bello ambiente hanno realizzato i ragazzi? Buongiorno, professor Ravioli! Grazie per il suo impegno nella realizzazione di questo laboratorio! Vi siete trovati bene, ragazzi? Magnificamente, prof! Mi ha detto il vostro professoressa Minestroni che dalla prossima volta sarete gli asci e le balle. Mi raccomando, se specie vanno manipolati con la massima attenzione, con guanti e occhiali. Tranquillo, Ravioli. La dottoressa Vetrini ed io vi guideremo adeguatamente. Di ciò sono assolutamente sicuro. Allora, il professor Ravioli mi ha detto che stavate facendo degli esperimenti sull'energia. Vi piace, ragazzi, il nuovo laboratorio? Molto, preside, ma lei è laureata in ingegneria ambientale. Quindi potrebbe sempre aiutarci con la nostra ricerca. Vi spiegherò velocemente le fonti rinnovabili, sempre se vi interessa. Sta scherzando, siamo tutto orecchie. L'energia prodotta dalle fonti rinnovabili può essere classificata in due modi. A. Sulla base dell'origine, idrica, eolica, solare e biomasse. B. A seconda dell'utilizzo di energia elettrica, meccanica, termica, combustibile, da trasporto. Ma cosa sono le bioenergie? Quando si parla di bioenergie ci riferiamo ad energie rinnovabili che posseggono una componente organica. Il prefisso bio indica biomasse che possono essere impiegate per la produzione di energia elettrica, meccanica o di calore. Interessante!
È un po' difficile per voi. Comunque esiste il ciclo bioenergetico tipico per le piante, chiamato ciclo di Calvin, e per gli altri esseri viventi ciclo di Rebs. Ma cosa comportano questi cicli? Posso intervenire io, preside? Ma certo, ne sa più di me di questo argomento. In questi cicli avviene la trasformazione, e lo scopo della trasformazione è la sintesi di molecole a altissima concentrazione ADP-ATP. Oh, ti sto riaddormentando. No, Roberto, non lo fare. Preside, Roberto soffre di narcolessia e si emoziona a sentirne parlare. Allora, sai che facciamo? Spostiamo tutto e balliamo. Ho scritto una tarantella sull'energia. Siete pronti? Prontissimo! Posso ballare anch'io? Sicura, Nido? Entri pure! Sono un cultore della tarantella e mio nonno è napoletano. Professoressa Vesini, dia via la musica. Volentieri! Su, ragazzi, sistematevi! Come state, ragazzi? Già l'altra volta ci fa un baffo! Partecipazione. Prego. Ma prima mi sono dimenticata di dirvi una cosa, che siccome ci avete dato tutte le liberatorie che mi sono state consegnate, abbiamo fatto le riprese di questo spettacolo, che quindi prossimamente sarà sul canale YouTube di Estra, c'è un canale Estra Channel, e lì ci sono vari video dell'azienda, tra cui anche gli spettacoli teatrali dei vostri. Allora, signori, Alissa Ciai e Davina Minestroni. Giacomo Giampietro e Tommaso Patatina e Alessandro Volta. Paco Aiazzi e Fidello Armido Pastina. Maria Cuccinelli e Daniela Pizza. Zoe degli Innocenti e Melinda Panini. Viviana Pallani e Maria Crostini. Andrea Gianassi e Lorenzo Zuppa. Giorgia Bolognesi e Diletta Ciambella. Miro Murtas, Antonio Fusilli e Isaac Newton.
Gabriele Grazzini e Roberto Arrosti. Alice Guidi e Contagoccia Vetrini. Emanuela Negri e Angela Rucola. Jacqueline Zeng e I Jing e Patrizia Radicchio. Dario Sanacci e Carlo Nuovo e Benjamin Prendi. Diego Pasquinucci e Dalete. Mattia Rigni, Democrito. Isabella Modena, Gioconda. Giada Melani, Madame Curie. Emily Bardi e Irene Giolio. Mirko Lancia e il preside Tortellini. Alessio Baldi e il vicepreside Ravioli. E ora la maestra Angela Cappellini, assistente alle scene. Assistente, la maestra Giulia Sanna, spero che vi siate divertiti. Allora, è importante che vi siate divertiti, che i ragazzi, avete visto, ci hanno messo un grande impegno, non era semplice. Thank you.